Stanno arrivando in tutte le redazioni di Cuneo, compresa la nostra, decine di lettere in cui cittadini cunesi scrivono: Ho seguito le primarie con passione ed interesse, ho prestato la mia attenzione ai tavoli di lavoro per la costruzione di un programma condiviso a sostegno della candidatura di Gigi Garelli. Poi ho letto sui giornali che il garante, il nostro attuale sindaco, si è dissociato dalle primarie e dalla candidatura di Garelli, decidendo di percorrere una strada alternativa. Per varie ragioni questa decisione mi avvilisce e mi amareggia. La prima è che il programma definitivo non è ancora stato perfezionato e reso pubblico, quindi non riesco a capire da cosa vengano prese le distanze. La seconda è che mi sento mancare la terra sotto i piedi. Se il garante di un processo democratico con larga partecipazione come le primarie a Cuneo decide nei fatti di legittimare questo percorso e anche il candidato vincitore. Ricordando il presidente Scalfaro, scrivono ancora i cittadini, sotto l'impotenza ed il dubbio, sento elevarsi una voce che mi dice io non ci sto. Tutti chiedono il rispetto del volere dei 5.300 elettori che hanno partecipato alle primarie. Secondo il sindaco Valmaggia le posizioni di Garelli sono troppo rigide e lontane dal lavoro fatto in questi anni. Il segretario regionale del PD, Morgando, ieri mattina ha raggiunto Cuneo e ha detto ai suoi di aspettare la presentazione del programma prima di decidere. Per il centro-sinistra, che era partito in vantaggio se non altro sul tempo, il rischio è quello di arrivare alle elezioni di maggio spaccato e di favorire così il centrodestra.